Sarà Eric Ezechieli. Take the stage. Grazie Riccardo. Ok, buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. Io come prima cosa volevo focalizzare l'attenzione e posizionare tutti noi nello spazio. Sappiamo tutti che viviamo sulla Terra, quello che ci dimentichiamo è che la Terra è come un'astronave, è un sistema chiuso. Un sistema chiuso per materia, aperto per energia. Tutto quello che accade qua dentro ce lo teniamo qui dentro, tutto quello che facciamo qui dentro ce lo teniamo addosso. Dovremmo in realtà comportarci come astronauti, ma noi ce ne dimentichiamo sempre. Bucky Fuller ce lo diceva anche 50 anni fa, però a tutt'oggi noi continuiamo a ignorare questa realtà che è assolutamente concreta. La seconda cosa, volevo posizionare noi stessi nel tempo. Molti di voi qui hanno figli, io ho figli, questi due. Ogni tanto mi metto a pensare in che anno avranno la mia età di oggi. Provate a pensare in che anno i bambini nati nel 2012 avranno la vostra età di oggi. Arrivate molto rapidamente al 2050, 2060, anche oltre. Nel mio caso 2044-2048. 50 anni non sembrano più un orizzonte temporale così distante. Questo è un esempio che ho preso da Marshall Brain. Lui dice, nel 1898 non c'era un essere umano su tutto il pianeta Terra che potesse neanche lontanamente concepire una cosa del genere, un B-52. Nel 1948 il B-52 volava. Era assolutamente inimmaginabile 50 anni prima, e allo stesso modo quello che sarà tra 50 anni è assolutamente inimmaginabile oggi. Quello che sappiamo per certo è che quello che ci sarà tra 50 anni è completamente, direttamente la conseguenza delle scelte che noi facciamo, tutti noi facciamo da subito. Non possiamo aspettare il futuro per fare delle scelte. E quando mi guardo in giro vedo che ci stiamo ancora oggi massicciamente, collettivamente, comportando come se la capacità della Terra fosse praticamente infinita, la disponibilità di risorse fosse infinita. E la domanda di risorse potesse crescere all'infinito. È come se noi fossimo in un tunnel, un percorso lineare, al passare del tempo, tutto sommato business as usual. Non abbiamo bisogno di cambiare niente di che. In realtà la situazione non è proprio questa, perché questo è il tema fondamentale della serata, viviamo in tempi esponenziali. Noi sentiamo spesso parlare di dinamiche esponenziali, è una parola che ricorre molto spesso, però ne perdiamo completamente il senso. L'esponenziale ci lascia completamente spiazzati per una ragione molto semplice: è al di là della nostra capacità di comprensione. Allora, dovendo pensare un esempio semplice per spiegare cos'è un esponenziale, mi sono venuti in mente i popcorn. I popcorn sono quella cosa, tutti voi credo abbiate provato a fare i popcorn, se non l'avete fatto, provateci. Per il 95% del tempo non succede niente. E poi nell'ultimo 5% del tempo tutto succede e la pentola si riempie con una rapidità che non potremmo immaginare fin dall'inizio. Ecco, questa è esattamente l'epoca che noi stiamo vivendo oggi. È un'epoca di dinamiche esponenziali in tutti i campi. A partire da questo è l'andamento della popolazione sulla Terra. Ci abbiamo messo 3 miliardi e mezzo di anni per arrivare al primo miliardo di persone nel 1804. Ci abbiamo messo solo 123 anni per raggiungere il secondo miliardo, 33 anni per il terzo e via via 12 anni per raggiungere il settimo miliardo di persone sulla Terra. Questa è esattamente la pentola di popcorn nella quale noi stiamo vivendo oggi. E questa è una rappresentazione molto fedele, proprio questo grafico rappresenta una linea con la popolazione della Terra, non succede niente per un mucchio di tempo e poi con l'inizio dell'uso dell'energia fossile, pompiamo energia nel sistema. E abbiamo questa esplosione. L'esplosione, la pentola dei popcorn, noi la ritroviamo in tutto quello che facciamo. Dovunque noi ci giriamo, troviamo dinamiche di tipo esponenziali: popolazione, uso di acqua, concentrazione di inquinanti, numero di auto. Tutte le attività umane, praticamente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sono esplose con una dinamica che non ha precedenti nella storia. E allo stesso tempo noi riconosciamo che c'è stato un miglioramento inimmaginabile nella condizione umana. Questo è un grafico che rappresenta su un asse l'aspettativa di vita e vedete nel 1800 si arrivava a 35 anni, sì e no,
e il reddito attualizzato per persone intorno ai 1000 dollari. E qua vedete cosa è successo in pochissimo tempo, proprio ogni paese è rappresentato da una bolla, la Cina ovviamente è la bolla rossa, 1900, 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Vedete che siamo diventati un intero mondo che converge verso un futuro di prosperità, un futuro sempre migliore, però questo sta comportando un costo. Noi oggi, per avere quel tipo di risultato, stiamo consumando già le risorse che serve un pianeta e mezzo per produrre. Siamo circa al 40% oltre i limiti di capacità del pianeta Terra, col livello di consumi attuali. Abbiamo circa 5 miliardi di persone che aspirano al livello di consumi che attualmente caratterizza un miliardo di persone. Questo cosa vuol dire? Che il modello di prima, il paradigma di prima, quello del tunnel, sempre largo uguale, non corrisponde assolutamente alla realtà. La realtà è quella di un imbuto che si stringe, al passare del tempo la capacità della Terra di sostenere la vita si riduce e la domanda di risorse che vengono richieste alla Terra continua a aumentare sistematicamente. Quindi lascio a voi immaginare cosa succede andando avanti nel tempo con questo tipo di dinamica. Vuol dire che dobbiamo trasformare radicalmente tutto quello che facciamo. E qui, volendo pensare, cosa possiamo fare nei prossimi anni? Quali sono le priorità? Quali sono i trend fondamentali su cui noi dobbiamo fare leva, che dobbiamo monitorare, su cui dobbiamo investire? Quali sono le principali determinanti che impatteranno l'umanità intera nei prossimi 10 anni? Mi sono detto, anche se studio queste cose nella vita, è impossibile che io possa rispondere da solo. Quando mi hanno chiesto di presentare qui, ho fatto una cosa molto semplice. Ho fatto un survey, un sondaggio, e ho chiesto alla mia mailing list di persone di Singularity University di darmi la loro prospettiva. In un minuto, ditemi quali sono i trend fondamentali che impatteranno l'umanità nei prossimi 10 anni. Ho cominciato a raccogliere questi trend. Nel giro di 30 ore ne ho raccolti circa 650 e poi ho iniziato a mapparli. Ho iniziato a dargli un significato, a contare quali erano le cose che apparivano con maggior frequenza. E qui non ho la pretesa di aver fatto un lavoro scientifico, vi darò solo una prospettiva che è un po' una fotografia della punta dell'iceberg. Però sono alcune delle cose che emergono come una costante con maggior frequenza da questo tipo di studio, che poi ci ripropone cose che sentiamo dire quotidianamente. Una cosa che è venuta fuori da uno dei partecipanti a questo sondaggio è una riflessione molto importante. 10 anni è già un orizzonte molto lungo quando viviamo dinamiche esponenziali, perché i trend fondamentali nel 10° anno potrebbero essere quelli che emergono nel 9° anno. Quindi anche quello che vi sto dicendo adesso dovrebbe essere ripreso, rivisto e ripensato, anche nel giro di 2 o 3 anni potrebbe cambiare moltissimo. Però pensate cosa è successo con Facebook, pensate cosa è successo con la primavera araba. Pensate alla crisi economica che era completamente fuori dal radar nell'estate del 2008. E qui vediamo un primo trend che è emerso come una costante fortissima da tutti i rispondenti, che poi lo sappiamo perché se ne parla quotidianamente con grandissima forza, energia. E questa è una mappatura che è stata fatta del raggiungimento della grid parity, quando l'energia solare sarà competitiva senza bisogno di incentivi con l'energia fossile. E vedete, queste sono alcune location degli Stati Uniti, il primo posto dove si raggiungerà questo è San Diego, perché l'energia costa molto a San Diego nel 2013, ma vedete a poca distanza, 2017, la California, sempre perché è il posto dove l'energia costa di più, 2022 e 2027. Vedete che già nel 2022, 10 anni da oggi, 100 milioni di americani potranno avere energia solare a prezzi competitivi con l'energia fossile. Cosa vuol dire uno scenario di questo tipo? Vuol dire cambiare radicalmente la nostra cultura. Vuol dire passare oltre l'energia fossile. Vuol dire rendersi conto che ciascuno può diventare un produttore di energia, può ricaricare la propria automobile attaccandola al tetto di casa. Vuol dire che possiamo avere reti intelligenti di persone che sono coproduttori e che condividono la produzione di energia. Questo in Europa potrebbe accadere ancora prima perché l'Europa ha dei costi di energia più alti di quelli degli Stati Uniti. E questo è legato alla dinamica esponenziale di riduzione di costo dell'energia solare.
Un altro trend fondamentale che è emerso da questa raccolta che ho fatto, e anche qui troviamo conferma costantemente, però anche in questo caso ci sfugge la dinamica di tipo esponenziale, è quella legata alla genetica. L'ingegneria genetica ci abbiamo messo 15 anni ed è costato 3 miliardi di dollari mappare il primo genoma umano. Oggi mappare un genoma umano costa poche migliaia di dollari e ci vogliono poche ore. Entro la fine del decennio sarà una commodity. Chiunque potrà andare dal dottore col proprio genoma. Ci sono laboratori come questo è Walnut Creek, dove ci sono centinaia di macchine che fanno mappature di genomi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e ci danno una quantità di informazioni spaventose su come è fatta la vita. Cosa ce ne facciamo di queste informazioni? Un sacco di cose, e abbiamo dei grafici di questo tipo. Questo è proprio un grafico, è una mappatura di un DNA, di un organismo, potrebbe essere un batterio o qualche altro organismo vivente. E di queste cose ce ne facciamo, ad esempio, un uso come questo. Questa è una mappatura del mio genoma, non è una mappatura completa, è una mappatura parziale. Sono circa 200, anzi oltre 200 marker che mi dicono come sono fatto io, quali medicine mi fanno bene, quali mi fanno male, quali devo evitare, che stili di vita sono più consigliabili. Poi uno può ignorare completamente queste cose, però vi assicuro che un medico, sapere queste informazioni, cambia radicalmente la vita. Si possono arrivare a progettare delle cure, delle terapie che sono assolutamente tailor-made, individuali per ciascun individuo, e ciascuno avrà una terapia diversa da un altro. Oltre a questo, noi stiamo iniziando a scrivere la vita, stiamo scrivendo genomi e stiamo inventando nuove forme di vita. E questa è una cosa di un'importanza talmente ciclopica che dovrebbe essere parte della cultura comune e di cui invece non c'è assolutamente consapevolezza oggi. Dovrebbe essere veramente patrimonio condiviso l'informazione su questi temi. L'altro pattern, l'altro trend che emerge, anche qui ne sentiamo parlare spesso, è quello legato all'intelligenza artificiale, la capacità delle macchine di elaborare informazioni. Tutti conosciamo la legge di Moore, il costo di computazione si riduce esponenzialmente al passare del tempo, questo va avanti da circa 60 anni, soltanto proiettando la crescita della capacità di informazione che si è avuta negli ultimi 60 anni in avanti di qualche anno, arriviamo che nel 2025 con $1,000 noi saremo in grado di comprare la capacità di calcolo di un cervello umano. Provate a pensare cosa significa con soli $1,000 una potenza di calcolo di questo tipo. Vuol dire che potremo avere delle enormi capacità di calcolo decisionali distribuite ovunque o in spazi piccolissimi. E questo è un esempio che pure è emerso come una costante, Watson. Questo è un super computer costruito dall'IBM che lo scorso anno ha sbaragliato tutti i concorrenti umani a questo gioco a quiz. Certo, un'applicazione molto specifica, però ci dà già un'idea della potenzialità delle macchine già oggi, e quindi potete immaginare cosa succederà andando avanti. Al passare del tempo poi le macchine si uniscono sempre di più con l'intelligenza artificiale e andiamo verso la robotica. Questo è un robottino all'Università di Harvard che già fa un sacco di cose interessanti. La proiezione è che con la crescita dell'intelligenza artificiale, con la crescita di capacità delle macchine, arriveremo sempre di più a sostituire gli umani. Questo lo stiamo già facendo da 200 anni, è un trend fortissimo che impatterà completamente la nostra società. Questo, ad esempio, un libro che sta scrivendo un mio amico Federico Pistono, i robot ruberanno il tuo lavoro, ma questo va bene. Va bene fino a un certo punto. La tecnologia lasciata a se stesso tende a lasciare fuori gli umani. Noi dobbiamo capire e ingegnerizzare un futuro in cui gli umani abbiano un ruolo, perché con la crescita delle macchine e la crescita dell'intelligenza artificiale, tutti i discorsi che stiamo facendo oggi sulla creazione di innovazione, sulla creazione di posti di lavoro, veramente vanno completamente ripensati rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Dobbiamo portare veramente la discussione, la conversazione su un livello completamente diverso che tenga conto di questo tipo di dinamiche, che ineluttabilmente stanno andando avanti. Non vi dico se siano giuste o sbagliate, questo è quello che sta accadendo già oggi. Scusate. Questo è un altro trend, la stampa tridimensionale, molti di voi lo conoscono, la possibilità di stampare degli oggetti di tutte le forme, di tutti i tipi, anche di dimensioni molto grosse, anche molto complessi. Prima si stampavano oggettini di plastica, adesso si stampano oggetti di metallo anche molto sofisticati. Si sta iniziando a stampare oggetti elettronici, oggetti meccanici, piccole macchine, macchinari,
E andando avanti c'è chi sta lavorando su stampare calzature, abiti, mobili, edifici interi, case. Questo vuol dire ripensare completamente il concetto di produzione legato a una fabbrica. Anche questo quindi porterà dei cambiamenti enormi nella nostra cultura, nel nostro futuro. Tant'è vero che oggi già si stanno stampando degli organi, quindi delle macchine che depositano una cellula alla volta per stampare degli organi molto semplici, ma nel giro di 10-15 anni si pensa di arrivare a stampare anche organi complessi, come ad esempio un cuore o altri organi che possono essere dei veri e propri pezzi di ricambio per migliorare la vita delle persone. Questo è un altro esempio che tocca un ambito molto, molto semplice, molto pragmatico, quello delle costruzioni. Questo è un edificio costruito in Cina alla fine dello scorso anno, vedete qua il contatore, 0, tempo 0, tempo 24, tempo 51, 78, 202, 360. Dite, ah, ci ha messo poco a fare questo edificio, 360 sono le ore. Questo è un edificio di 50, di 30 piani, costruito in 15 giorni, pronto chiavi in mano, con un livello di efficienza 5 volte superiore a un edificio comparabile. Cosa vuol dire questo per il mondo delle costruzioni? Vuol dire una rivoluzione epocale, vuol dire una riorganizzazione completa dei metodi di lavoro. Questo vi consiglio di cercare il video su YouTube perché è una cosa veramente impressionante. Quindi non vivremo 100 anni di progresso, nel prossimo secolo sarà più simile a 20.000 anni di progresso misurati al tasso attuale. Allora, qual è il mio spunto? Qual è la mia idea? Qual è la mia proposta? Noi dobbiamo veramente ripensare le nostre attività oggi e riprogettarle, reinventarle in modo tale che quell'imbuto che si stringe in realtà torni ad allargarsi. Come facciamo a fare in modo che le capacità umane, l'inventiva umana tende a rigenerare la terra, a rigenerare le persone, a rigenerare la società e tende a riportare la domanda di risorse nell'ambito di capacità del sistema che abbiamo visto che è chiuso, che è finito, che è come un'astronave. Quindi dobbiamo veramente ripensare tutto quello che facciamo e dobbiamo farlo anche molto in fretta, secondo dinamiche esponenziali. E io penso che questo sarà un cammino abbastanza naturale, non dico ineluttabile, però abbastanza fisiologico. Credo che ci sarà una specie di cammino di minima resistenza, ma non sarà automatico. Questo richiede veramente sedersi, lavorare, fermarsi, pensare, capire e agire collettivamente come non abbiamo mai fatto prima nella storia. E io credo anche che sia fattibile quando penso che un ragazzo, come suggerisce Peter Diamandis, un ragazzo Masai in Africa, in Kenya, o una ragazza in Sierra Leone oggi, hanno più connettività, hanno accesso più informazioni, più conoscenza e più possibilità di apprendere di quante ne avesse il presidente degli Stati Uniti 15 anni fa. Quindi per concludere voglio dare un piccolo tributo a tutte le persone, questa folla di 210 persone che non chiedendo niente in cambio mi hanno aiutato a mettere insieme queste idee e a un certo punto ho iniziato a mappare per colori le varie idee che ricevevo e mettere con colori simili idee simili. E questo è stato l'inizio. E man mano che andavo avanti, vi ho detto 650 trend, centinaia di link raccolti in 30 ore a costo zero, mi veniva fuori una cosa così, e poi così, e poi così, e poi mi sono accorto che questo assomigliava a qualcosa che avevo già visto. Quando ho guardato questo ho detto, ah però, interessante. Si somigliano come colori, come pattern, però qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che ad oggi il DNA è un dato. Ce l'abbiamo, ci stiamo lavorando, ma fondamentalmente è quello. Quello che abbiamo sopra invece è completamente il prodotto delle nostre scelte. E io credo che se ci rendiamo conto della situazione in cui ci troviamo oggi, cominceremo a fare delle scelte diverse e cominceremo a collaborare per creare un futuro che sia veramente desiderabile. Grazie.